Salve a tutti e benvenuti o bentornati sul canale. Oggi andiamo a parlare del nono e decimo libro di questa Stregaton. Cos'è la Stregaton? È la maratona letteraria che sto dedicando alla dozzina dei candidati al premio Strega 2023. Mi sono decisa a leggere tutti i candidati per recensirli qui con voi, ci scambiamo pareri, opinioni, punti di vista, insomma, e facciamo la nostra classifica, il nostro Toto Strega personale. Nel caso non l'abbiate fatto, vi lascio su nelle schede la playlist interamente dedicata alle recensioni precedenti. Vi dicevo, per oggi ho letto il nono e decimo libro, quindi siamo quasi in conclusione, mi mancano solo due libri da leggere, quindi sono stata anche più veloce del previsto, le mie previsioni erano estremamente pessimistiche perché leggere 12 libri in un mese o poco più non è effettivamente facile, dato che poi io leggo tante altre cose in mezzo, però devo dire che ce l'ho fatta e sono rimasta anche abbastanza stupita rispetto al precedente Stregaton che avevo girato lo scorso anno. Però non voglio perdermi in chiacchiere. Oggi andiamo a parlare di due romanzi. Stranamente, stavolta i due romanzi li possiedo entrambi in cartaceo e i due bambini sono di Rosella Postorino, Mi limitavo ad amare te, edito Feltrinelli, mentre l'altro di cui vi andrò a parlare è di Igia Bascego, Cassandra Mogadiscio, edito Bompiani. Scusate per il riverbero, ma ho davanti a me la luce. Allora, uno mi è piaciuto molto, l'altro affatto, forse è il peggiore che abbia letto durante questo Stregaton. Quale dei due sarà? Lo scoprirete presto. E direi quindi di toglierci subito il dente e di partire proprio con il libro che non mi è piaciuto per niente. Sto parlando, me lo immaginavo, di Rosella Postorino, Mi limitavo ad amare te. Candidato sicuramente che finirà in cinquina, resterei sbalordita qualora così non fosse, visto che è il prediletto, il preferito. Feltrinelli lo sta spammando ovunque, vi basta entrare in una libreria Feltrinelli per trovarlo dappertutto, tutti ne parlano, se ne sente un gran chiacchiericcio. Io sinceramente mi aspettavo qualcosa di più, ma in realtà sapevo benissimo che non sarebbe mai stato un libro per me. È un libro secondo me estremamente nazional popolare, che vuole colpire, che vuole fare della bandiera del sentimentalismo e di una retorica esagerata, smielata, il suo punto forte, ma che poi in realtà dal punto di vista della prosa, della scrittura, è molto molto debole. Ma di cosa parla Mi limitavo ad amare te? Allora, parla di tre ragazzi, tre bambini inizialmente, i loro nomi sono, anche se in realtà non è che sia estremamente importante, comunque già che ci siamo, Omar, Nada e Danilo. Hanno all'incirca fra i 10 e i 12 anni e vivono a Sarajevo. Sono tre orfani, in realtà Nada è davvero orfana, la madre l'ha abbandonata in un orfanotrofio da piccola, mentre Danilo è dovuto scappare dalla sua famiglia a causa della guerra e invece il piccolo Omar ha perso la madre sotto i bombardamenti, non sa se sia morto oppure se sia ancora viva. Noi seguiamo le vicende, tutto inizia nel 1991 quando appunto siamo in piena nelle guerre dell'ex Jugoslavia a Sarajevo e i bambini finiscono appunto per varie vicissitudini in orfanotrofio. L'orfanotrofio però viene dismesso e loro insieme agli altri compagni vengono trasportati in Italia, quindi diciamo che è una storia che si ispira a fatti realmente accaduti, nel senso che ovviamente le guerre in ex Jugoslava, quelle degli anni 90, ci sono realmente state e soprattutto l'immigrazione e più che l'immigrazione i profughi scappati dalle guerre giunti in Italia sono stati moltissimi, fra i quali la maggioranza erano bambini soprattutto orfani. E questa è la storia dei nostri tre giovani protagonisti. Noi li seguiamo inizialmente quando hanno 10 anni, quando si conoscono tutti e tre in orfanotrofio e poi li vediamo crescere e prendere strade diverse. Ognuno poi costruisce la propria vita. È la storia quindi della guerra in Bosnia. È una storia ma soprattutto di speranza, di rinascita, di ricrescita, di ricostruzione. Tutto questo sarebbe molto bello se non la trama, qualcosa di già sentito, una storia trita e ritrita che vuole fare appunto del sentimentalismo, del buonismo, una bandiera eccessiva, proprio ridondante, proprio un libro che vuole far commuovere per spingere il lettore al patetismo, che è una cosa che io odio, non che io non apprezzi i romanzi distruggenti o in cui il dolore è un carico grande, ma quando il dolore
diventa quasi pornografico solo per destare lo scalpore, per suscitare l'emozione nel lettore, e quando viene fatto in maniera non con una scrittura buona, ecco, lo si sente subito. È un romanzo che mi ha lasciato totalmente indifferente, anzi quasi un po' arrabbiata su questo voler calcare la mano in maniera così voyeuristica sulla condizione psicologica. I personaggi sono dei personaggi che in realtà non rimangono minimamente al lettore, non hanno una forte caratterizzazione, compiono certe volte delle azioni che sono completamente fuori dai loro personaggi. I personaggi secondari sono delle macchiette completamente proprio senza anima, non c'è una buona costruzione, noioso. L'unica nota positiva, si legge velocemente, ma perché la scrittura è veramente semplicistica, molto banale. È un libro, secondo me, nazional popolare in questo senso, cioè un libro che può piacere a tutti perché si legge facilmente, scorre bene, racconta una storia che magari può far commuovere. Sarà che l'averne sentito parlare così tanto, in maniera così decantato, poi si va a leggere e la ciccia manca. Ecco, scusate se sono un po' cattivella, ma voglio essere sincera con voi e onesta. Fra l'altro, l'anno scorso è stato candidato al premio Strega E poi saremo salvi, un titolo che affrontava il tema della guerra e soprattutto affrontata dal punto di vista dell'etnia dei bosgnacchi, una comunità etnico-religiosa musulmana che viveva in Bosnia, vive in Bosnia ancora, ma che durante le ex guerre jugoslave è stata quasi del tutto sterminata durante la guerra. Ecco, lì, quello era un romanzo scritto molto bene, che trattava il tema della guerra con grande dignità, ecco, con grande dignità. Un romanzo molto piacevole, quindi non capisco come mai ora il tema, giustamente quello della guerra, delle guerre degli anni 90 nella nostra Europa, quindi un tema sicuramente molto importante da affrontare, forse è diventato di moda. Ecco, se però deve dar vita a un romanzo come questo, io preferisco, ecco, che non si tratti. Piuttosto leggete Poi saremo salvi, che secondo me è un romanzo italiano degno. Mi dispiace essere stata molto critica, ma voglio essere totalmente onesta con voi. Secondo me questo vincerà il premio Strega perché ci sono delle questioni editoriali, delle questioni economiche, delle questioni un po' di... sapete che il premio Strega ha a che fare molto con meccanismi editoriali e quindi non sempre con il livello artistico delle opere, quindi a me dispiace, ma io già me lo vedo vincitore. Sicuramente in cinquina ci arriva, per me ecco non è un titolo che merita. Passiamo invece a qualcosa di decisamente più meritevole, che mi ha stupito, perché dell'autrice io avevo già letto un altro romanzo che non mi aveva convinta. Vi sto parlando stavolta di Cassandra Mogadiscio, edito Bompiani di Egeva Scego. Molto contenta di averlo letto perché Bompiani quest'anno porta due candidati. Uno è Le perfezioni di Vincenzo Lafronico, del quale vi ho già parlato e che non mi ha convinta. Invece Egeva Scego, gran librone. Allora, di suo avevo letto La linea del colore, lei è un'autrice italiana di origini somale che attraverso la sua prosa parla molto spesso del tema dell'immigrazione, della colonizzazione e del razzismo, temi molto importanti scritti da una penna italiana. Ecco, La linea del colore non mi aveva colpita, lo avevo trovato un po' debole, quindi ero partita proprio con i piedi di piombo. Ecco, qui Egeva Scego per me vola, molto ben scritto, si vede che lei ha una penna molto elegante e riesce a dare il senso dell'importanza della letteratura e soprattutto della scrittura come fenomeno testamentario per i posteri. Infatti questo è un romanzo che ha però la struttura della lettera, è una lettera che l'autrice Egeva Scego scrive alla nipote che si trova lontana, se non sbaglio in Canada. La lontananza è un tema molto importante perché, come vi dicevo, lei è di origine somale e tutta la sua famiglia vive dislocata in vari paesi del mondo, questo a causa della guerra che è avvenuta, la guerra civile negli anni 90 in Somalia. In realtà la Somalia fin dagli anni 70, a causa della dittatura comunista, socialista,
era diventato un paese dilaniato internamente, ma poi con la guerra civile degli anni 90 ha portato chiaramente alla diaspora, alla grande diaspora somala. La famiglia di Javashego si è quindi purtroppo divisa, si è frantumata, e questa frantumazione, una frantumazione familiare, ma anche soprattutto dell'anima interiore, anche dell'autrice, nonostante lei sia nata e cresciuta in Italia, lei sente dentro di sé chiaramente la frantumazione identitaria, collettiva, sociale, culturale, linguistica, dovuta all'esperienza di vita della guerra, ma non soltanto della guerra vissuta sulla propria pelle, una pelle nera, quindi una pelle... io direi macchiata dal sangue della violenza perpetrata dal razzismo, dalla colonizzazione, dalle guerre civili, dallo sfruttamento, ma anche sulla pelle dei propri genitori, dei propri nonni, della propria dinastia. È una sorta di racconto genealogico. Il Javashego risale alla propria genealogia familiare per lasciare testimonianza alla nipote, parla quindi di sé, parla della madre, parla del padre, parla dei nonni, parla degli zii, dei cugini, cerca di ricostruire le vite di tutti coloro che le sono stati cari e le sono ancora cari, e di parlare della sua terra d'origine, la Somalia, sempre in rapporto all'Italia. Quindi non è un mero inno d'amore alla Somalia e basta, perché il Javashego riconosce una identità che è un'identità frantumata fra l'identità somala e l'identità italiana. Bellissimo il lato dato all'argomento della scrittura e della letteratura. La letteratura e la scrittura come vita, ma soprattutto come metodo per portare i posteri e per testimoniare il trauma. La parola fondamentale del romanzo è il girro. Spero si pronunci così, scusatemi nel caso, correggetemi qua sotto, perché è una parola somala, non conosco il somalo, che letteralmente si traduce con malattia, ma in questo caso il termine indica qualcosa di più, è un po' intraducibile nell'italiano contemporaneo, perché è quella malattia che ha a che fare col trauma, con lo sradicamento, con l'essere quasi apolidi, cioè avere delle identità frammentate, frammentarie, multiple e al contempo nessuna identità. Perché non ci si sente mai del tutto somali, non ci si sente mai del tutto italiani, chi siamo, ecco, la diaspora, dove li ha portati. Ecco, quindi il girro è qualcosa che prende lo stomaco, che scuote le viscere, che scuote l'anima e porta a una depressione totale, perché fa sì che la scrittrice abbia dovuto vivere sulla propria pelle il trauma dello sradicamento familiare, la perdita dei cari sotto le bombe, ma anche la perdita, anche se momentanea, della madre che era tornata in Somalia durante la guerra civile, mentre Javashego doveva far finta di nulla, frequentare il liceo, andare a scuola, e sapendo che la madre forse poteva morire da un momento all'altro. Ma si parla anche tanto di razzializzazione, di pelle nera, di cosa voglia dire avere dei tratti somatici africani in un paese come l'Italia. Insomma, è veramente un romanzo che parla di radici, di identità. E l'altro grande tema molto importante, che qui in Italia non si tratta mai abbastanza, è quello della colonizzazione italiana sul territorio somalo, ma non soltanto della colonizzazione avvenuta prima e durante la Seconda Guerra Mondiale, durante il fascismo con Mussolini, ma anche il post liberazione somala, perché anche quando la Somalia poi si è finalmente liberata ed è diventata uno stato indipendente, l'Italia, è stata richiamata per indirizzare, diciamo così, lo Stato verso un governo autonomo. Di fatto gli italiani hanno avuto un'ingerenza politica, economica, sociale grandissima sulla Somalia, e forse l'hanno ancora oggi. Quindi è impossibile cancellare italiani brava gente, un piffero mi verrebbe da dire. Ecco, la violenza perpetrata ai danni sui corpi neri, africani, somali soprattutto, ecco, è qualcosa di aberrante, e il Javashego riesce a con una penna veramente sublime a rendere tutto questo in maniera paradossalmente delicata. Ci sono dei momenti, degli attimi di grande violenza, che è una violenza esteriore ed interiore, ma allo stesso tempo ci sono dei momenti di sublime bellezza, delicatezza, amore, soprattutto amore familiare fra la madre e la figlia, fra il padre e la figlia, con i nonni, con le zii.
Un'altra peculiarità che mi è piaciuta molto è che la lingua stessa è una lingua, è polilinguista, cioè ovviamente il romanzo è scritto in italiano, però è pieno 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 di parole somale che creano il vocabolario del quotidiano, il vocabolario dell'amore. Jabashego non dice mai mamma, non dice mai babbo, ma usa le parole della sua lingua madre, anche se la sua lingua madre è l'italiano, ma diciamo di una delle sue due lingue madri che è il somalo. E quindi molte delle parole che afferiscono all'ambiente dell'amore, della tenerezza, della familiarità sono parole somale, così però come parole somale sono le parole della violenza, la guerra, il girro, la malattia, il trauma. Ecco, l'ho trovato una peculiarità molto interessante, certe volte ci sono intere frasi in somalo. Insomma, una riflessione secondo me doverosa e non lo so, vi voglio leggere qualche frase, ma ho segnato talmente tante cose che sarebbe veramente difficile scegliere la cosa giusta. Pesco a caso. Gli italiani avevano la bava alla bocca e gli occhi iniettati di desiderio. Erano ubriachi di aspettative esotiche e volevano soddisfarle in fretta. Sciangani se l'erano sognata dal piroscafo. Erano giovani che avevano sentito i racconti di zii, padri e cugini che nella colonia c'erano stati con Benito Mussolini, ai tempi di quell'impero di cartapesta degli anni 30. E anche se la Somalia non era più formalmente una colonia, per quei giovani soldati non era cambiato niente. Le donne somale, la terra somala, saranno a nostra disposizione come allora. Si era nel dopoguerra, l'Italia era una repubblica, Mussolini era morto, era stato appeso in piazzale Loreto, il paese si era liberato. Ma gli italiani a Sciangani non avevano perso l'antico vizio, volevano colonizzare vagine con la forza del denaro e del potere. Ecco, questo semplicemente, vedete, ho pescato un pezzo dedicato al post-colonialismo che poi di fatto, anche quando la Somalia non era più colonia italiana, rimaneva sotto la potenza e la devastazione nostrana. Che bello essere italiani, proprio vi fa venire una voglia, un desiderio, una fierezza della nostra italianità che non vi dico, ma lasciamo fare. Bello, 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 sono rimasta veramente colpita perché vi dicevo, l'altro romanzo di Jabashego mi aveva lasciato abbastanza tiepida, qui però si vede che lei trae molto dal suo, non è un romanzo di invenzione ma è qualcosa che viene dal profondo e è riuscitissimo, insomma io questo sono contenta, titolo Bompiani per il quale tifo sicuramente, io ho il desiderio che rimanga in cinquina ma la vedo veramente dura. Bene, io con questa recensione ho finito, fatemi sapere come sta andando il vostro Stregathon, se state partecipando, se leggerete, state leggendo i premi Strega, se aspettate anche voi con ansia la cinquina finale, se avete letto i due titoli dei quali vi ho parlato oggi, cosa ne pensate, insomma io come sempre vi aspetto qua sotto con i vostri commenti, vi mando un grossissimo bacio e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!